Unicredit dovrebbe presentare ai primi di novembre dati del terzo trimestre positivi. Il balzo di circa 80 punti base del Common Equity Tier 1, da noi stimato a fine luglio al 13,4%, dovrebbe rinfrancare il mercato, sempre in allerta su questo tema delicato. I risultati del trimestre dovrebbero mostrare che Unicredit è in anticipo sugli obiettivi del piano industriale al 2019. Nel corso dell'incontro con la comunità finanziaria del 12 dicembre, l'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier dovrebbe rivedere al rialzo il target. Noi stimiamo che a fine 2018 la banca sarà già a tre quarti dell'obiettivo finale. Per questa ragione, Unicredit è uno dei titoli che più ci piace in vista dell'inizio della stagione delle trimestrali. Abbiamo dato in anteprima il sestetto delle azioni preferite da qui a fine anno nel corso dell'evento live tenutosi a Torino la settimana scorsa presso la sede di Directasim. Insieme al nostro partner Banca IMI abbiamo presentato anche delle vie alternative di investimento su questi sei titoli. Il Bonus Cap Certificate codice ISIN IT3052-82378 è uno degli strumenti che abbiamo presentato alla platea dei partecipanti all'evento. Il sottostante è Unicredit. Lo strumento emesso da Banca IMI lo scorso mese potrebbe essere la scelta giusta per chi, per esempio, teme gli effetti negativi delle nuove linee guida della vigilanza bancaria europea in materia di smaltimento delle sofferenze bancarie. Il documento di consultazione pubblicato a metà del mese ha gelato il rally delle banche italiane. Noi pensiamo che Unicredit non abbia molto da temere su questo fronte, infatti ci aspettiamo che alla fine del 2019 il peso dei crediti deteriorati ed in sofferenza, cioè la non performing exposure, scenda al 4%. Il certificate che presentiamo oggi si compra a 98,1 euro, paga il 14 novembre e il 14 dicembre 0,73 euro di importo plus, qualsiasi sia il prezzo del sottostante Unicredit. A partire da gennaio il premio mensile diventa condizionato. L'importo digital, sempre di 0,73 euro, viene pagato soltanto se Unicredit alla data di rilevazione è sopra o pari il prezzo di 14,184 euro, cioè il livello barriera. Ai prezzi attuali del sottostante, intorno ai 17 euro, la barriera è distante il 17%. Se il titolo quotato a Piazza Affari è sotto la barriera il giorno della valutazione, si perde l'importo digital e si passa al mese successivo, ma senza penalizzazioni. Le date di valutazione sono 9 gennaio 2018, 8 febbraio, 8 marzo, 10 aprile, 8 maggio, 8 giugno, 10 luglio, 8 agosto. Alla scadenza, il 12 di settembre, se il sottostante è sopra o pari la barriera, si riceve l'importo finale ed il rimborso integrale al prezzo di emissione di 100 euro. Se tutti gli importi da qui alla scadenza vengono incassati, si intascano 8,03 euro per ogni certificate. A questa cifra va aggiunta la plusvalenza sul capitale investito, 2 euro ai prezzi di oggi. L'operazione si chiude con un rendimento del 10,2% in 11 mesi. Nel caso il sottostante sia sotto la barriera, il rimborso è in funzione del prezzo del sottostante. Con Unicredit a 14 euro si ottengono 78,9 euro.